Ciao a tutti, bentornati a Minecraft. Io sono sempre sul server di Labocraft, insieme a me c'è Minerva. Ciao Minerva. Ciao, ciao ciao. Ci sono un po' di novità, però prima di farvi vedere le novità e di presentarvi due nuovi compagni di viaggio, vado a leggervi il libro che non ho letto all'evento, la storia di Ostern, la festa di Ostern che c'è stata, ovvero la caccia ai tomi, alle ova. Abbiamo fatto delle frittatone veramente sconvolgenti. Come vedete è cambiata la mia skin? In realtà la capoccia, sono Monkey D. Luffy, da One Piece, perché Nassau è a tema pirati. Quindi chi meglio di Monkey D. Luffy potevo interpretare io? L'armatura me l'ha fatta Stinker, la testa non so chi l'ha fatta, se l'ha fatta... non me lo ricordo, quindi per non sbagliare non dico neanche il nome. Poi mi farò Ramingo? Ramingo forse, che sta costruendo in pratica tutta l'isola di Nassau. E niente, poi vi faccio vedere anche fuori come stanno procedendo i lavori, anche Minerva, Ramingo ha costruito casa anche a Minerva, devo dire che è più bella della mia, così come quella di Stinker. Ramingo, hai fatto le case a Stinker e a Minerva più bella della mia, questa me la segno. Al detto questo, andiamoci a leggere questo libro che non ho potuto leggere appunto all'evento, Festa di Ostern, la storia. Una leggenda narra che in tempi antichi, quando l'inverno finiva e il tempo iniziava ad essere più mite, la dea della primavera Eostre facesse sbucare dei coniglietti nei pirati per far divertire e portare doni ai bambini. Dei coniglietti nei pirati, ok. È a lei che questa ricorrenza è dedicata, prendendo poi con il tempo il nome di Ostern e in seguito Esther, nome della Pasqua odierna nel mondo anglosassone. Anche i vichinghi avevano quindi le loro tradizioni per l'arrivo della primavera e il risveglio della natura dopo l'inverno. Queste celebrazioni si concentravano sulle attività agricole, sulla fertilità del suolo e sugli auspici per una buona stagione di coltivazione. È finita. Ecco il coniglietto. Quindi abbiamo letto anche la festa di Ostern, adesso io mi rimetto in prima persona perché vi faccio vedere la mia casa a Nassau che ha sapientemente arredato ovviamente Minerva, eccoci qua, ecco Minerva, questa è casa che mi ha arredato Minerva, questo è l'angolo cottura diciamo, qui c'è la zona molto spartana ovviamente, sono un pirata, questa è la zona notte, qui c'è la mia armatura, quella arcobaleno. Credo che è questa, sì. E poi qui ho due nuovi compagni di viaggio, come ogni pirata si rispetti. Grappino, il giovane Grappino e il giovane Cicchetto. Perché si sa che i pirati fanno altro che beve, quindi quali nomi diversi potevo dare a questi miei nuovi compagni di viaggio se non Grappino giusto. E Cicchetto? Eccoci qua. Poi con Minerva abbiamo, vi faccio vedere anche la casa di Minerva, se ce l'apri Minerva, la tua sì, dependance. Prego. Cioè guardate già solo fuori, è tutto terrazzato. Doppi servizi, terrazzatissimo. Ecco, questa è la cucina, altro che io c'ho l'angolo cottura, lei invece c'ha la cucina. Capirai. Qui abbiamo Perla, il pappagallo di Minerva, Perla. E poi qui abbiamo una sala, diciamo, una sala, un salottino, e qui la camera da letto. La zona notte, zona sì. Zona notte. Devo dire che casa di Minerva è più bella della mia. Vabbè. Non credo. Casa di Stinker non ve la posso far vedere, perché Stinker non c'è, non ce la può aprire. Qui i lavori procedono, qui non so che deve fare Ramingo, ma penso una cosa veramente ancora mostruosa, perché vedo questi pilastri bianchi e con tutte queste casse dove ci sono sicuramente i materiali. Ho messo questo stendardo, che mi sembra che mi hanno dato... Quando me l'hanno dato questo stendardo? Alla festa di Ostern? No.
quando, no, io mi ricordo forse quando siamo andati a Ravenstorf, Ah, ma no, che quello è abbiamo una. fatto il tour da No, quello è un altro, un altro. quello è un altro. Allora sbaglio io. Quello ce l'ho a casa Hobbit. Qui i lavori procedono, il condominio è molto allegro, i vicini sono molto tanto carucci. Molto socievoli, Sono socievoli, sì, stanno sempre lì in sì. posa, stoccafissi. Vicinati. Ah Salve. no, Si vabbè, dice che il questo, sono capitano questi altri. Vieni, James Kidd sia una donna. vieni, seguimi. Sì, dai pirati ci sono stata, mi dicono che devo andare Vieni, via. lasciaci in pace, Ortaggi, ortaggi. sgorbutici. Sì, Lasciaci in maledetti. pace. Loro non sono molto Ma vedi che ospitali. stinker c'ha pure il pollaietto, la zona di Infatti, lavoro. vedi, voi siete proprio raccomandate, raccomandate. Poi la Jackdaw, come vedete, sta prendendo forma. Con Minerva abbiamo finito di fare tutto Gli alberi gli e alberi. le vele. Abbiamo chiuso lo scafo. Ramingo, mi sembra, aveva fatto tutto il pontile che Sì. riguarda come si chiama? Aiutami a dire. Questo aveva fatto il ponte di Il ponte comando? di comando, sì, insomma, chiamiamolo così, ecco, dove c'è il timone, ecco, dove c'è il Esatto. timone. Noi abbiamo chiuso il resto dello Tutto il scafo, sempre resto? sopra, e abbiamo fatto Sì. gli alberi con la bandiera piratesca, ovviamente. Esatto. Eccola là. Benissimo. Detto questo, adesso Minerva ci porterà a casa sua, aspetto che mi tippi. No, dove Sì. vado? Vengo io. Sì, aspetta, home, no house, home. Vengo da te? Vieni, io sono qui al laghetto Zen. Dove Ok, perfetto, eccomi qua, dai. sei? Laggo un pochettino questa sera, cioè questa mattina. Niente, sono qui che tento di fare, ma sto sul tapirulan praticamente. Arrivo a un certo punto e torno indietro. Aspetta, ti Eccoci. tipo io. No, no, eccomi, sono qua, eccomi. Dove? Eccomi. Non ti vedo. Avanti a te. Ah, bella, io non ti vedo. Ah, niente, sono tornata indietro. Sembra Allora, non mi tippami, va. vedi. Tippami tu. Vediamo. Ci sono problemi di connessione questa mattina. È domenica. Ok, chi c'è? Allora. Siamo ancora tutti Ci sei? addormentati, sì. Allora, io ho fatto un po' Cambiamenti, no? Mi dicevi. di rinnovi, sì, un po' di. Allora, l'isola che era tutta ricoperta di muschio l'avevi vista, mi pare, no? Sì, hai ricoperto tutto di Ok, allora muschio. ho tolto la vecchia farm di lana. Ah, ecco, ho fatto questo piccolo giardino da zucchero. Ce la fai a seguirmi? Sì. Io sono Aspetta. oltre il villaggetto. Io sto dentro al villaggetto. Ecco, vieni verso casa Hobbit. Ok. Ecco, qui, vieni. È arrivato Tampax. Vedi? Sì. Vedi? Sì. Ah, bene, bene, ok. Questo è canna Po' da più zucchero. Sì. giappo sotto, sì. E Giapposotto, sì. ho tolto la farma di lana che è tutta una cosa automatica di redstone, eccetera, eccetera. Shift Ah, e sì. clic adesso. Ho fatto questa che praticamente è tutta meccanica, solo con un c'è solo un observer che fa lavorare Tutto in pratica. il distributore con le cesoie, esatto, vedi? Manda qui dentro ci sono tre cesoie. Hai capito? E solo questo cosettino di redstone rispetto a prima. E devo dire che è anche molto più produttiva, guarda qui la lana. Fai vedere? Niente, ma Tantissima. ributtato via. Ammazza quanta lana! Si è Molto più prodotto. capì? Poi sta più in superficie, prima stava proprio lo sprofondo. E una. Poi, vabbè, il giardinetto lei. Sì. Un Ah, ho fatto una cucina nuova che mi piace moltissimo. attimo che io rimango dentro, fammi salutare. Hola. Ok, vai. Il villaggetto qui è tutto come prima.
Sì. Ecco, il villaggetto, l'unica novità è che il contadino io gli avevo dato da piantare le patate e lui ha tirato fuori il grano, non so come. E si vede che gli piace di più il grano perché ci fa il pane. I panini, quindi Gli hamburger, il gli hot dog. tortello. Ah, aspetta, non ti ho fatto vedere anche, prima ti faccio vedere il nuovo magazzino. Nuovo magazzino, sì, fammi vedere. Sì, Tippami tu però, quello di eh. prima è qui sopra. Ah, ok, qua. Il È quello fatto di è prima, però ho tinteggiato le pareti. che... Ho Beh, modificato la ci stanza delle vuole. fornaci. Ci voleva una ritinteggiata, ci voleva. Eh sì, prima era tutta andesite grigia, no? E l'ho cambiata con i blocchi d'osso. Bello, molto bello. Ho rinnovato un po', e ho allargato la stanza delle fornaci, non so se te la ricordi. No, però va bene. Molto più grande. Qui c'è sempre la piccola armeria, che è sempre uguale. E poi ho fatto come questo piano qui degli orti, sotto Sì, ne ho fatti altri sei. Come vedi, qui da questa Madonna. parte c'erano le carote, no? Sì. Ho chiuso tutto e ho fatto tutto in verticale. Due piani di Come coltivazione. mai questa decisione Perché per i drastica? job non mi bastavano questi campi, allora per fare le quest dei job giornalieri. Ho Ah, fatto hai due campi per ogni fatto... coltivazione, sì. Beh, Mazza, che lavorone. ma con le abilità fai subito a scavare. Ah sì, quello Rottura di sì. scatole. Ho allargato questa che è la stanza delle cose marine. Qui ci sono solo cose che riguardano acqua, laghi, fiumi, mare. Ma tu non hai fatto un acquario? L'acquario qua no, E è solo diciamo qua Nemo, ti nella manca... boccia. No, Nemo è meglio che manco guardo perché Che sennò... sei lontana. Però dico, manca un acquario, secondo Un me. acquario, sì, è vero, potrei fare un acquario. Niente, io ho delle serie difficoltà stasera, o stamattina. Bene, Eccoci. castello. Qui ho tolto il traliccio che c'era e ho L'ascensore, sì. fatto l'ascensore. E di qua ho fatto la cucina, proprio l'ho smontata e rifatta da capo. Tranne il soffitto non è più come prima. Vedi. Però così è molto più giapposotto, posso dire? È molto di più, sì, molto di più. Poi piano piano anche io affino gli arredi. Eh sì, eh. Molto bello, ammazzate. E qui che E qua c'è? dietro c'è la dispensa. Un Hai po' di qua, capito. un po' di là. Scusa, questo spazio qui? Per uscire, Basta, la porta. eh. Ah, qui c'è. Ah, no, no, pensavo che c'era una porta qua, ho capito. Bene, È bene, come molto queste, anche queste bello. sono porte, no? Sì. Portoni, non Sì. porte. Molto bella, Mi molto piace molto bella. di più, sì. Di Sì, molto più stile giapponese così. là invece è tutto uguale. Qui sotto, anche qui, sempre per aumentare i raccolti. Ho fatto altri tre piani come questi. E Madonna, che ci ho lavoroni che hai messo. fatto. Dove sei? Scendi. Ah, devo scendere Scendi al piano ancora? inferiore. E sono tre piani, tre livelli. E Ok, sempre da qua quindi, eh. Faccio ancora. Ok, shift, tasto destro, sì. meno due. Vedi? Guarda qui che ci Qui ci ho messo stanno. i, come si chiamano? Gli sniffer. Ma se entro mi sniffano? Ti sniffano, sì, sono molto odorosi. E Buonasera, signor Sniffer. qua sotto Come la raccolgo i va? drop perché, come senti, qui sotto c'è un carrello che gira. Come la va? Ah, fammi vedere che droppano. Sono curiosa. Quando li fai accoppiare con questi semi di fiortorcia. Ah, Qua ci boccello trovi anche le di uova, vedi? Un fiore. Quindi tu adesso vorresti far nascere un altro sniffer? uovo. Ah, un Tu uovo. prendi due semi, i semi di fiorcoccia, e dalli a due sniffer. Ma due devo prenderne? Sì, uno per uno. Ok. Semi, ok. Ho preso due semi.
Li metto, aspetta che li metto in mano. Aspetta, fammi togliere questo. Questo li lascio, mi dovessero servire. Ecco. Ah, c'ho pure due fialette che mi hanno dato. Fialette. Mi hanno dato l'idromele. L'idromele alla festa di Ostern. E penso anche l'ambrosia. Adesso clicca su uno e su un altro. Allora, carissimo, ti è. Anche te, ti è. Adesso loro fanno. Adesso fanno che tu troveremo giù nella cassa. Ah, hai capito? Carini. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ce n'era uno di uovo, eh? Vediamo. Eh sì. Porca puzzola, infasciatissimo. No, ce n'è ancora uno. Non so se lo fanno immediatamente o dopo, fra un po'. Ah, forse lo fanno fra un po'. Uno solo. Sai che non lo so. Dopo ci ripassiamo. Allora, mi fate passare? C'è ancora, ancora armeggiano. Allora. Usco, niente, rientro, riusco. E niente, ok, sono uscita, ce l'ho fatta. Poi invece, siccome scavando gli orti sono sconfinata nel dove avevo gli allevamenti automatici, allora l'ho spostati qua, nei maletti. Oh madonna! Perché io salgo qui, prendo il cibo qua, schiaccio il bottone che attiva il secchio d'acqua, gli faccio aspetta un attimo perché... Abbasso un po' il volume degli animali. Eh sì. Che si ti fanno diventare sordo. Tutti questi pali qui, pecore. Qua che ci sta? Maialini, manco maialini. Si vede. Nemmeno si vede la testa. No, allora i conigli. Madò. C'è un po' di stoccaggio. Ah. E poi c'è l'ultimo livello, il terzo, dove ho messo la fabbrica sia di bambù e dall'altra parte di canne da zucchero. Hai capito, c'ha le farm, Minerva. Ah, vedi, bambù. Perché è tutto sotto i miei piedi, quindi... Ma le morte sono pochissima. Pienissimi ce l'hai. No, okay. Quelli sono vuotissimi. E basta, queste sono. E poi cioè, sto facendo una nuova silvicoltura, un nuovo giardino. Perché vorrei iscrivermi al contest settimanale. Uh-huh. Le opzioni a costruisci un giardino giapponese. Uh-huh. Però è in fase di lavorazione ancora. Ok, e quindi tu però. Ah, vabbè, non ci vado allora. Ah, vabbè, non è che sia un grande segreto. E poi arrivo i negozi, eh. Passo di qui così non prendo la selvicoltura. Tipo io qui al negozio. Ecco, sì, va. Tippami tu. Uno quando viene nel mio negozio, che si il regno del legno. Sì. Esattamente. Ok, eccimi. Non ti sento più, ho anche problemi di audio, evidentemente. Ah, io ti sento bene. Ah, ok. Ti sento. Ecco, mi ho aperto i battenti. Ok. E quindi quando ti serve qualcosa vieni qui e paghi. Ma no, io non pago, scusa. Sono tua sorella. Ho dovuto fare questi tre fici perché non ci stavano tutte essenze. Ah beh, certo. Le lavorazioni del legno in uno solo, no? Siccome non mi piaceva fare una cosa enorme... Che non amo gli spazi giganti. Ma molto carini però questi negozi, molto carini. Secondo me l'hai. Sì, però l'hai. Sono come la casetta dei magazzini, Vedi, tutti uguali. Tutti uguali, sì, carini, molto carini. Basta, e poi c'è l'unica cosa è il giardino in fase di lavorazione. Va bene, io non adesso mi giro verso il giardino così nessuno vede. Se riesco ad arrivare a buon punto. Ok. Qui c'è una mucca fungo qua sopra. Ma come è spawnata qua sopra? Ma io boh.
Va bene, ma allora, infatti... beh, non so come sponata io, mi metto qua sopra. No, però mi volevo girare. Ah, beh, sì, mi metto qua sopra. Là. Vuoi andare sulla torre del mago? Ma dove cazzarola sono finita? Allora, se mi giro di là si vede il giardino. No. Non voglio, non voglio far... Allora, mi giro così. Poi faccio F5. Eccoci qua. Oh! Qui non si vede. Allora, con questa bellissima luna, ecco, mi illumino d'immenso con le torce. Io ringrazio Minerva per il tour. Prego. Di tutte le cose belle che ha fatto. Un piacere. Ricordatevi che c'è Nassau da tenere sotto controllo. Quando Nassau sarà finito, ovviamente farò un bel video, sperando di non laggare come oggi. Io e Minerva vi auguriamo una buonissima domenica. No, sabato, scusate, buonissimo sabato, perché sono convinta che è domenica, non lo so. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, buon sabato, e ci sentiamo sicuramente sabato prossimo, sempre sul server di Lapocraft. Ciao a tutti!